Salve, eccoci qui per un altro tutorial. Oggi vi mostriamo come realizzare un braccialetto in caoutchouc con catena strass. Ci occorre del caoutchouc da 18 cm, 3 pezzi di catena strass da 15 cm, 1,30 m di cordino cerato e una chiusura calamita. Avviciniamo la catena strass al caoutchouc in modo da centrarla, così da ottenere alla fine da entrambi i lati lo stesso spazio. Come potete vedere il caoutchouc è un po' curvo, quindi noi chiameremo la parte dritta, diciamo questa, e questa per noi sarà la parte sotto, quella che andrà a appoggiare poi al braccio. Partiamo bloccando il filo, in questo modo, facendo 4-5 giri a vuoto. Giriamo il caoutchouc, incominciamo a mettere la catena. Allora, giriamo nel primo binario, nel primo spazio, teniamo bloccato e accostiamo la seconda catena. Ripassiamo dentro il binarietto e avviciniamo la terza catena, ripassando sempre nello stesso binario. Non vi preoccupate se vi si sposta, perché poi man mano la si può aggiustare, la si raddrizza. E adesso non facciamo altro che passare due volte in ogni binarietto, scendendo. Così pian piano fino alla fine. Attenzione a non incastrare il filo nei braccetti dello strassino. Così. Se siete più comode potete girarlo e andate avanti così. Siamo arrivati alla fine. Ora facciamo 4 giri a vuoto e andiamo ad annodare sotto per chiudere. Il braccialetto è quasi finito. Qua poi andiamo a mettere un punto colla. Adesso non rimane che mettere la chiusura. Mettiamo un punto colla anche qui. E il braccialetto è finito. Una volta asciugata la colla sul nodino, andiamo a tagliare il filo in eccesso e il braccialetto è finito. Come vi abbiamo mostrato nei precedenti tutorial, ci sono diversi modi per chiudere i braccialetti e collane. Poi con la stessa tecnica potete creare braccialetti anche con un filo di catena strass, combinando catena strass e catena a palline. Potete giocare un po' sia sui colori che sui materiali. Qui abbiamo utilizzato una piattina, potete usare come base del cuoio, della pelle, a vostro piacimento. Potete inviarci le foto delle vostre creazioni alla pagina di Facebook Elegance Accessori Moda, lì troverete il link nella descrizione del video.